Benvenuti. Il tema che ci riguarda, che ci interessa è che cosa ci offre la ricerca clinica familiare, loro vedono. Il lavoro che ho fatto è di fare un confronto tra modelli. In più di 50 anni di ricerca, mi occupo di questo tema fin dagli anni 70 del secolo scorso. Il primo libro, infatti, era proprio Modelli di interazione familiare. Possiamo procedere. E ci fermiamo innanzitutto su questa immagine famosa di Paul Klee che ci dice delle cose importanti a proposito della ricerca. Allora, intanto un pensiero di cornice. Come sapete, noi abbiamo quattro grandi paradigmi di carattere psicoterapeutico, quello di fatto psicoanalitico, gestaltico, cognitivo e sistemico, all'interno dei quali ci sono varie teorie, cioè ciascun paradigma all'interno comprende varie teorie. Queste teorie possono essere anche in conflitto tra di loro, e non a caso, oggi come oggi, contiamo a livello internazionale circa 250 modi diversi di fare psicoterapia. Quelle di cui noi vogliamo occuparci, però, non sono paradigmi e teorie, ma vogliamo occuparci di modelli. Vi dirò adesso meglio di che cosa si tratta. Qui questa immagine di Klee è molto bella perché da un lato ci dice del limite della nostra conoscenza, vale dire che quello che veniamo a conoscere è strettamente connesso all'impianto di ricerca che costruiamo e a quello in cui crediamo, ma d'altra parte ci dice anche che può essere reso visibile quello che non lo è. Adesso questa è la cornice. Questa frase di Robert Emde, di un suo famoso contributo, penso che sia particolarmente significativa. Cioè, quando noi facciamo ricerca, dobbiamo cercare di definire quello in cui crediamo. Ovviamente possiamo credere nel valore stesso della ricerca. Ma possiamo, per esempio, credere in maniera più specifica, stiamo parlando di relazioni familiari, di legami familiari, possiamo credere nel valore di questi legami e delle loro, e ovviamente anche degli aspetti critici dei legami medesimi. Una cosa molto importante che Emde dice, lo vedete sotto, è che comunque noi ricerchiamo anche la bellezza. La bellezza può stare anche proprio nella costruzione dei modelli di ricerca. Ma può stare in tante altre cose. Poi, man mano che procediamo nella presentazione, avrete modo di considerare il tema della bellezza. E l'altra cosa importante è costruire e validare i modelli. Questa è la differenza rispetto alle teorie e ai grandi paradigmi, perché i modelli, adesso lo vedremo nello specifico, passando in rassegna una serie di importanti modelli, teniamo conto che si tratta di ben 50 anni di ricerca ed è importante che noi, come dire, portiamo a casa degli aspetti dei lavori che sono stati fatti da gruppi di ricercatori. I modelli vanno costruiti da un lato e vanno validati dall'altro e adesso di questo poi specificatamente ci occupiamo e ho piacere di farvi vedere proprio degli aspetti della bellezza di questi modelli.